Sono Alessandra e sono iscritta al quarto anno di medicina. Alessandra, quali sono stati i motivi della tua scelta per iscriverti al corso di laurea in medicina e perché a Perugia? Allora, mi sono iscritta a Perugia perché uscita dal liceo, Perugia figurava tra quelle che erano insomma un po' le università più buone. E quindi era un buon compromesso tra la qualità e la distanza rispetto a casa mia. E durante il tuo percorso di studi, come stai vivendo l'interazione con il corpo docente? Allora, il rapporto con i docenti è un rapporto molto buono, nel senso che c'è sempre una grande disponibilità da parte loro e la cosa importante è gli interessi da parte nostra, quindi avere interesse e muoversi, e i professori sono molto disponibili poi per tutto, spiegazioni, tirocini in più. Grazie. Io sono Giulia, mi sono appena laureata in medicina qui a Perugia. Per te la stessa domanda, quali motivi ti hanno portato a iscriverti al corso di laurea in medicina e perché a Perugia? Mi sono iscritta a medicina perché nella mia esperienza avevo conosciuto un medico che stimavo enormemente come persona ma anche come lavorava e quindi ho scelto di fare medicina proprio per questo. A Perugia, perché io sono di Perugia, sapevo che il corso di laurea qui era buono a livello nazionale e ho deciso di rimanere. E all'interno del corso di studi, le esperienze che tu hai vissuto in termini di rapporti con il personale docente, con le strutture, con l'organizzazione del corso, hanno soddisfatto le tue aspettative? Complessivamente sì. Per quanto riguarda le strutture, io ho fatto il primo anno nella ex sede e quindi il trasferimento nella nuova sede è stato positivo. Le strutture sono nuove e sono buone, sia le aule che la biblioteca. Per quanto riguarda il corpo docente, io ho avuto dei rapporti di rispetto e di stima autentici con molti professori, e sia per l'esperienza della rappresentanza studentesca, ma anche semplicemente come studente. E per l'organizzazione del corso, diciamo che i corsi sono buoni. Io complessivamente penso di avere una buona preparazione per affrontare il mondo del lavoro. Sono Giorgio Marazziti, laureato qui in medicina e in chirurgia qui a Perugia e iscritto al secondo anno di specializzazione in medicina dell'emergenza-urgenza. Giorgio, il bagaglio culturale che hai acquisito durante il percorso di studi ti ha preparato adeguatamente a sostenere l'esame di ammissione alla scuola di specializzazione? Devo dire che l'acquisizione progressiva di un bagaglio culturale importante per il futuro, che era soltanto una percezione durante i primi anni del corso di laurea, si è poi concretizzata in occasione del primo concorso nazionale per le scuole di specializzazione, in cui molti dei miei compagni sono riusciti a garantirsi comunque i primi posti a livello della graduatoria nazionale e quindi a garantirsi l'accesso alle più prestigiose scuole di specializzazione anche italiane.